sei proprio un orecchione. Ma chi? Tu, orecchione. Oggi è 25 aprile, devi essere politicamente corretto. Sei proprio un uomo. Nome. Nome. Ciano. Nome Ciano. Cac! Ciao! Satira. Gesto. È un gesto. Vai. No, saluto di Novara, vai. Saluto di Novara. Ecco. Questo è saluto romano, un gesto no. di Roma. Ah, ho capito. Se era francese gli dicevo bonjour. Ho capito, demonetizzato. Ciao ragazzi, ragazzo, fida me. Della merda. È gesto. È no, gesto. È la reaction. Sigla. Allora, questa reaction potrebbe dire quello che vogliamo. Perché è andata, Ah, è perché ti sei infilato subito. Subito. Se ne fa tanto, la gente non lo vede. Chi fa la sigla, figlio di merda? Allora, in questa reaction possiamo dire tutto. Visto che la reaction verrà cancellata esattamente domani alle 2:30. Resta 24 ore come il video, resta 24 ore. Bravissimo. Abbiamo deciso di fare questa cosa perché è interessante. E chi non la vede, si perde pure il flipper. Ah, credevo che si perdeva il flipper. Figlio di puttana. Figlio di puttana, quasi come gesto. Poverino, questa mamma è la mondana. Hai ragione. Allora. Mamma mondana, hai ragione. Hai la mamma mondana. Boh, abbiamo litigato anche con gesto. Allora. No, vabbè, tanto non la vedrà mai, non ce la fa, è troppo veloce. Oh, cazzo, però aspetta, perché la madre mi sa che è la stessa di Ice. No, Ice. Taglia tutto. Ti voglio bene. Taglia ti voglio tutto. Bene. Vabbè, c'è gesto, ci se frega. Cazzo, se ne frega di gesto. Bello, figo. Gesto, perché gesto? Perché gesto ha fatto una roba rivoluzionaria in Italia. Sì. Giustamente ha copiato dall'America, però è stato il primo, quindi sarà rivoluzionario. Chi è che l'ha fatta sta cosa? Il fratello? No, quello in America che ha detto faccio il video che dura 24 ore. Con te ha parlato, io non ci ho parlato. Io proprio quando mi parlava gesto ho chiuso la testa, anche cazzo me ne frega. Mi sono rifugiato nel mio mondo. Hai messo la sesta sulla testa e sei andato a fanculo. Sì, con la testa. Sì. Storia d'amore, io sono più curioso di vedere, non il video in sé, quanto la canzone. La canzone ne avevo sentita un pezzettino, era fica. Tu forse sulle storie sue, io non l'ho sentita. Però il video è fatto tutto da Instagram Stories, visto che sono stories. E proprio come le Instagram Stories si cancella. Quindi è un video non fatto ai like, ma per dare una cosa nuova e figa. Quindi questa cosa è figa, questa roba del video. E allora vuoi dirmi che stories d'amore, nel senso di qualcosa che dura molto meno di quello che dovrebbe essere la realtà, l'amore? Sì. Vai. Wow. Che bella la fisa. Eh sì, perché ha fatto la fusione. Lui è sempre vestito in modo improponibile. A me non dispiace la solo pet, però sì. Dai. Ma non mi scrivi mai, non ti staccherò il wifi. Lo blog della ragazza che non so mi sento triste. Bravo. Ma nel cuore è molto cantautore. Durano 24 ore. Bravo. Ma che selfie metti, ti sei vista? Fai foto con un altro e scrivi. Io ti penso ancora. Non mi scrivi mai. Ma quanto sono molto adolescenziale. C'è anche tanta retorica, eh? Una storia così stessa. Certo. Guarda, che bello il pezzo, molto bello. Però mi fa male. Sono i nuovi in questo senso. Perché non li ha usati nessuno. Sta storia si cancellerà domani. Che bomba! Questa storia non è più certo, disponibile. È rimasto così. Figata la frivolezza. No, adesso dici così perché è tuo amico, gesto. No, perché ci sono queste ragazze che un giorno ti amano e il giorno dopo, sono fascista. Così proprio si dicono, sì. Federica non ha mai detto così, però. No? Ha detto anzi... Fede, ti piace il cazzo delle camicie nere, No, non ha... Ci sono troppe cose da tagliare storia. Ma tanto rimane solo 24 ore, quindi sì, vabbè, chi se ne frega. Quel povero gesto si incazza. Ma che? Vabbè, si incazza. No, raga, stiamo facendo i bastian contrari perché è 25 aprile da noi. E basta. Ha tutti i cacchi sotto di piano, zio. Piano romano. Proprio lui. Allora, no, beh, adesso, a parte gli scherzi, a parte tutta la satira politica e tutto il resto, a parte Federica che si scopa una camicia nera. Ma chi? Minafra si scopa. Pezzo a me è piaciuto. Il pezzo è figo. È proprio lo specchio dei tempi. Però gesto, se te ti innamori della zoccoletta, poi ti lamenti. Non andare dall'analista, vai a puttane, quelle vere. Paghi di meno,
godi di più e non c'hai tutte queste pare. Però a me è piaciuto tanto allora, a parte il video che è veramente geniale, di lui che va sotto casa della ragazza che non le risponde e canta da dietro lo spioncino, questo è veramente geniale, ovviamente usato in questo modo perché le Instagram stories non è che puoi fare il video in quella roba formato dritto, brutto, capito? E questa secondo me è una trovata prima di tutto geniale di Heist, tutto il parallelismo, perché Heist è un voyeur e quelli che il condominio sta sempre lì a vedere chi passa. Bravissimo, ha detto ah ma perché non ci faccio un video così. Sì, è una citazione di un vecchio film italiano. Fantastica l'idea di aver utilizzato dei musicisti reali per suonare, a quanto ho capito ha chiamato anche gente che ha collaborato col padre, però col padre di Heist, col padre di Heist, sì, di samurai, di ninja, di Rokudan. Sì, bella il parallelismo tra la storia d'amore della nuova generazione, non semplicemente la nuova generazione perché anche da quando eravamo giovani noi c'erano le ragazzette che facevano così, ora un po' di più perché con internet è più facile. Internet ha dato l'opportunità alle ragazze frivole di essere ancora più frivole e di mettersi ancora più in mostra, visto che tengono solo alla vanità. E qui si ricollega tutto a un discorso che abbiamo fatto prima. Internet, Instagram, i social assecondano ancora di più la vanità delle persone già frivole, delle persone già frivole senza cercare di essere interessanti per altro, e assecondano ancora di più la pavidità delle persone senza palle e vigliacche che possono stalkerare, minacciare, insultare con dei profili anonimi. Cosa che se io parlo di qualcuno tipo di gesto ci metto la faccia. Se invece devo prendermi il like cerco di prenderlo per quello che dico e non per quello che sono, perché non è che sono sto gran figo io. Allora neanche meno. Ah, ascoltami. Giusto i gay bear puoi piacere. Però perlomeno c'è una categoria che mi trova fregno. Quando ci sarà la categoria gnomi con la dreccia, allora forse qualcosa chiappo anch'io. Però raga, io aspetto il disco, perché il disco secondo me è una manata. Se questo è l'imprint che vuole dare al disco e la seconda questa, perché amore a me piace, ho usato suoni nuovi, il paradosso, i suoni nuovi con strumenti vecchi, perché ormai dicono tutti suoni nuovi, fresh, ventata di fresh, e copiano uno con l'altro. Allora dov'è la novità? Un cazzo che te frega la novità è fare qualcosa che nessuno fa. Allora la novità, l'originalità è fare qualcosa che non fa nessuno. Occhio, perché questo è il secondo caso di suoni nuovi, musicalità vecchia che sto sentendo. C'è Mitalizzi. Ah, sì. Che per carità, se questa è quella dell'evoluzione, ragazzi. Questa è la novità. Come diceva Murumutu. Questa è la novità. Ah, ho capito. Però vedi, tre romani che stanno portando nella cultura milanese. Tre romani perché non abbiamo citato Achille Lauro e Bosdoms. Come al solito, Roma fa scuola a Milano. Perché Milano va bene, fanno le cose le fai. Soldi. Milano soldi, lavoro, le cose le fai. Il cuore ci vuole. Roma porta il cuore a Milano e Milano con i mezzi che ha riesce a portare un prodotto del genere, io ci metterei la firma alla nuova. Io non metto più firme da nessuna parte, che sono pieno fino a quelli debiti. Data fa culo. Questa reaction si scancellerà tra 24 ore. Mi raccomando, guardatela. Chiunque ricarichi questa live verrà strancato. Ciao Simo. E mi raccomando, è tutta satira. Sì, è satira.